Eccoci, sono qua con Emanuele. Ciao a tutti, è un momento storico. È entrato il premier incaricato a Montecitorio e adesso noi siamo qua in attesa. Siamo qua. Giuseppe Conte. Arrivano i giornalisti, ma noi dobbiamo prenderci un posto in pole position. Com'è Manuela? Devo uscire di te. Ciao Jasnica, ciao Eduardo. Aspettiamo l'uscita. Un'occhiatina ce l'ho. Ci sono tutti i giornalisti che, come vedete, sono ammucchiati proprio di fronte quando devo uscire a Conte. Più di tanto non vi posso dire, perché si tratta solo di aspettare, oltre alla grande storicità di questo momento. Ecco qua il mio collega. Siamo tutti in attesa per questo momento. Trepidante. Sì. Aspetta. Si respira un'atmosfera importante, forte, vero? Molto forte, sì, sì. Importante, di grande cambiamento, un momento storico si sente nell'aria. Ecco, brava, parla un po', mi dicono. Io sono così emozionata che mi mancano le parole, che dire che a me manchino le parole tantissimo. Lui è partito, Berti, dove va? Vuole incrociare Conte direttamente? Ecco, vediamo un po' chi esce. Qualche responsabile della sicurezza. Sono in diretta. Qua abbiamo i nostri parlamentari. Le forze dell'ordine. I giornali, oddio, li stanno un po' inquadrando. Un momento storico, quindi lo vogliamo riprendere e condividere con voi. Ecco. Non mi riprendere, sono guardabile. Tutta la giornata che corro avanti e indietro. Ciao Riccardo. Stiamo aspettando che esca il Presidente della Repubblica. Sì, il Presidente della Repubblica, il futuro Presidente del Consiglio. E dopo le consultazioni, insomma, ha ricevuto l'incarico e noi siamo molto emozionati, perché per noi rappresenta un traguardo dopo anni di lotta, e il traguardo è aver messo tanto, aver raggiunto un accordo su questo contratto che è importantissimo, che costituirà una traccia per il governo e un cambiamento anche dell'attività parlamentare, perché andremo al governo, per cui a realizzare tutto ciò che nella precedente legislatura è stato oggetto di, ciao Elena, ce l'abbiamo fatta, sì, di atti di sindacato ispettivo, di battaglie, di tutto quanto, e ora finalmente avremo un Presidente del Consiglio che ci rappresenterà come cittadini. Per la prima volta è stato messo al centro, e sono stati messi a centro i temi e non le poltrone, e questo è un evento storico.
è stato realizzato un vero cambiamento, ma non è stato realizzato solo dai protagonisti politici di questi giorni, ma da tutti i cittadini, da tutte le persone che responsabilmente, adesso vedo un sacco di telecamere, sono un po' in imbarazzo, che hanno lottato in questi anni, lottato duramente. Io penso in particolar modo anche a tutti i nostri attivisti, penso a tutte le volte che siamo stati mandati a quel paese nei banchetti, ogni volta che si è parlato con una persona e battuta su battuta a smontare tutti i luoghi comuni che derivavano dai media, dal battage mediatico, per mettere a nudo la verità e proporre un'idea di paese diverso, idea che adesso abbiamo la grande possibilità e la grande responsabilità di realizzare. Brava, mi dice la Jasnica, racconta tutto. E questo è per me, in particolar modo, per noi penso che sia non solo un onore, ma una cosa indimenticabile, forse mi viene da dire il senso della vita, dell'esistenza, cioè veramente poter essere parte di questa rivoluzione è meraviglioso. E io spero veramente, non vedo l'ora di cominciare a vedere realizzarsi il cambiamento nelle strade, tra la gente, vedere veramente cambiare un po' di cose, vedere una legge sui conflitti di interessi, iniziare a vedere funzionare le partecipate, iniziare a vedere tutti i nostri temi, reddito di cittadinanza, tutte le nostre battaglie in realtà. Ciao Giovanna. Ciao Angela. Aspettiamo. Ops. Qua escono delle persone, dei notabili, persone o deputati, non si capisce bene il movimento, quando uscirà veramente il Presidente del Consiglio. Diciamo poi ovviamente. Chiedo scusa alla mia attivista preferita Viola, ma mi ha chiamato durante la diretta, ho dovuto buttare giù. Qui abbiamo i nostri deputati. Allora, emozione? Siamo sereni, finalmente la situazione si è smossa, anzi devo dire che ha preso una piega decisamente positiva, quindi Conte è premier incaricato e adesso si può fare finalmente questo governo e andare a chiedere la fiducia. Che impressione ti fa, Emanuela, tu che hai lottato dall'inizio, sei stata anche candidata a sindaco in Sardegna al tuo secondo mandato, hai visto nascere il movimento da zero, essere qua davanti, aspettare di vederlo uscire? Sì, guarda, è un momento molto importante, tra l'altro il coronamento di un lavoro di tanti anni, ecco, appunto noi l'abbiamo vissuto tra l'altro da dentro le istituzioni, quindi ancora di più evidentemente in questo momento ci sentiamo responsabilizzati, perché abbiamo fatto tante battaglie come opposizione, sicuramente la sfida del poter stare al governo è una sfida molto impegnativa che ci terrà molto impegnati. Però ripeto, è un momento molto importante e devo dire che anche il fatto di essere riusciti in qualche modo a responsabilizzare le altre forze politiche non è stata un'impresa da poco, perché hanno tentato in tutti i modi di farci fuori con una legge elettorale veramente scandalosa, non ci sono riusciti, non immaginavano che avremmo raggiunto queste percentuali così elevate, non sono riusciti a toglierci di mezzo, siamo stati coerenti, siamo stati onesti, abbiamo fatto quello che avevamo tra l'altro proposto ancora prima della campagna elettorale, ovvero non superando il 40%, avremmo discusso con tutte le forze politiche e abbiamo fatto esattamente quello, quindi chi adesso ci critica dice che siamo incoerenti sta semplicemente mistificando la realtà. Abbiamo fatto quello che avevamo detto e l'abbiamo fatto bene,
Abbiamo fatto bene, abbiamo allontanato anche un pochino lo spauracchio di personaggi non del tutto proponibili e devo dire che è andato tutto come era nelle nostre previsioni, perché abbiamo lavorato con onestà, con trasparenza e soprattutto siamo stati tenaci nel restare appunto coerenti e fedeli ai nostri principi. Nel contratto di governo ci sono tanti temi del Movimento 5 Stelle, tante cose che mi auguro possano portare veramente un cambiamento reale per tutti gli italiani. Adesso vediamo, dovrebbe uscire anche Giuseppe Conte. Ci rende orgogliosi il fatto che una personalità ad alto profilo comunque sostenga questo progetto e che ci metta la faccia. Anche questa è una cosa non di poco conto. Sì, esatto. Una personalità di alto profilo e anche non sotto i riflettori come una prima donna, perché è una personalità che lavora come tantissima, una grande parte dell'Italia, che lavora duramente. Assolutamente, infatti hanno cercato di demolirlo dicendo che non era un politico, sì, andando infatti a scavare nel suo passato, ma poi se andiamo a guardare quelli che sono stati i personaggi che hanno ricoperto incarichi di governo anche nella scorsa legislatura, se dobbiamo andare a guardare i titoli veramente mi scappa da ridere, ragazzi, sì. Veramente Conte in confronto è veramente non plus ultra. Infatti. Quindi francamente questa è una persona seria, una persona preparata, una persona che ha tutte le carte in regola per portare questo paese insieme al Movimento 5 Stelle e le altre forze che stanno sostenendo questo contratto di governo fuori dal buio, come dicevamo tempo fa. C'è un'Italia di cui essere comunque orgogliosi, che sta emergendo finalmente, forse si è tolto una sorta di coperchio che li teneva nascosti nelle retrovie, invece escono con energia, con forza, a mostrare anche tutta la qualità che sappiamo esprimere. Sì, poi tra le altre novità il fatto che per la prima volta si sia fatto votare appunto un contratto di governo, cioè prima ancora che venissero scelti i nomi, i profili che fanno parte di questo governo, c'è stata questa importante chiamata al popolo, chiamiamola così, dove i cittadini hanno potuto esprimere la loro opinione e votare per questo contratto. Quando abbiamo fatto il volantinaggio qualche giorno fa, proprio per parlare di questo e per diffondere appunto i temi, io ho riscontrato grande fiducia e grande entusiasmo, sì, proprio per quelli che erano i temi che noi abbiamo proposto nel contratto e che sono stati votati. Quindi i cittadini sono con noi, la gente ha capito. Ha voglia anche. Sì, ha voglia, ma soprattutto ha capito che non ci saremmo fatti fermare con facilità da questo sistema e che stiamo veramente tentando di cambiare le cose. Grazie Manu. Infatti, allora adesso ho visto, vedete quelle luci, sono i LED che hanno acceso, anche perché è più buio forse. Siamo qui che stiamo, iniziano delle foto, dei flash, aspettate un attimo, io continuo a guardare se vedo uscire in questo momento storico il presidente. Avete sentito l'Emanuela? Io sono molto fiera di aver lavorato per Emanuela, perché nella scorsa legislatura sono stata la sua assistente, mi sono occupata della comunicazione sui social per lei e adesso mi trovo qua come rappresentante anch'io dei cittadini al Senato. È stata un'emozione fortissima, perché avere l'onore di stare vicino a una persona che conosce la lotta nei suoi inizi è sempre una grande scuola. E con lei c'era anche la sua Marco Rizzone, che è candidato, è stato eletto al Viminale. E lui viene da un percorso di impresa, di grande anche formazione professionale, formazione universitaria accademica, un'impresa di successo, e sono molto fiero di averlo con noi. È anche bello aver aperto le porte a questa parte di Italia che voleva partecipare attivamente alla nostra vita politica. C'è sempre più gente, adesso faccio un po' vedere, una piccola carrellata. Se vedete che si respira un po' questo clima di attesa. Io sono molto emozionata, non so voi se avete questa emozione che ho io in questo momento, mi sento veramente il cuore in gola, non so se si sente dalla voce, ma viene da parlare a bassa voce dal rispetto che ho di questo momento, che mi rendo conto che è storico e irripetibile.
E veramente, come ha detto Emanuela, sento anche tanto la responsabilità. Aspettate. Tanto facciamo vedere un po' dove siamo. Sono tantissime. Si sente questa emozione. Sì, è molta emozione. Non so neanche se posso fare le riprese qua, ma penso di sì perché sono al di fuori. Allora, è pieno anche di giornalisti, non penso che non si possa. Ciao Olivia. Ah, ragazzi, che emozione. Chissà, magari ci metterà un po' in realtà ad uscire. Cosa dici? Ci metteranno un po'? Ancora? No. Penso di sì. Andiamo via. Non lo so. Ma più che altro non mi si sta scaricando tutta la batteria. E ragazzi, io adesso stacco per il momento perché mi sa che stanno tirando per le lunghe. Immagino che ci siano. Ditemi un po', ci sono le dirette dei canali del movimento? Immagino di sì, no? Da Movimento 5 Stelle a. Sì? Cosa ridi? Sono senza batteria. Andiamo un po'? No. Entrano e escono deputati, niente di. Cosa? C'è un'area di attesa adesso. E bravo, bravo Giuseppe. Adesso io sto cercando di capire se mi durerà. Scusate, non mi guardate, sono terribile. Vedete? Ancora aspettiamo perché si sarebbero già comunicati con i carabinieri, con le radio, e sarebbero tutti solo attenti. Invece vedo che sono in assetto di attesa anche loro. Ha nevicato di nuovo. Ciao Pino. È una grande emozione, non sembra vero, sembra quando, non so se vi capitava da bambini di desiderare tantissimo una cosa, tantissimo, tantissimo, poi quando si realizzava di rimanere così a bocca aperta, stupiti, meravigliati, e poi penso anche all'emozione che sarà nei prossimi giorni, votare la fiducia, e poter avere l'onore di votare la fiducia a un governo di cittadini. È un onore immenso, immenso. Ciao, ciao, partimento. Ci vediamo domani. Per le consultazioni da qua. Qua vedo anche gli altri deputati, sono qui che aspettano. Ci sono i nostri amici sardi laggiù, perfetto. Li vedete lì. Commissione Agricoltura, sono in due. Vari gruppetti, vediamo un po' gente che esce. Oh, oh. Eh sì, ragazzi. Comunque pensate al lavoro incredibile che è stato fatto in questi 90 giorni ormai, direi, di strategie finissime. Devo dire, Luigi è stato veramente perfetto, una persona di una capacità, di un'umiltà, di una forza. Vi rendete conto che Luigi non smette di lavorare da quest'estate ancora, cioè come se prima non lavorasse. Però diciamo a questi ritmi anche con da quest'estate con la campagna in Sicilia per le regionali, penso che non si sia riposato neanche un giorno, tutti i giorni con la stessa energia, tutti i giorni con la stessa determinazione, anche con l'obiettivo fisso, fermo, sugli interessi dei cittadini,
una cosa incredibile, ragazzo d'oro, e poi anche Danilo. Io sono così fortunata ad avere un capogruppo come Danilo Toninelli, che vi giuro veramente gli voglio bene, è prima di tutto un grandissimo attivista e un portavoce eccellente, meraviglioso, e hanno fatto un lavoro unico, tutto il gruppo unico, un lavoro difficilissimo. Ciao Carmelina, ciao Giuseppe. Però con me adesso lui immagino che stia incontrando i leader politici dentro, e si parleranno, dunque non è immediato che esca, dopo un po' uscirà di qua e andrà al Senato. Ora, poi, non sapendo che ora andava al Senato, poi insomma ci siamo tutti trovati un po' più alla Camera. Lì vedo due macchine che aspettano. Che emozione, guarda Carmelina, veramente. Io sono ben emozionata, non so se si sente, ma... Oh, avrei bisogno di bere un bicchiere d'acqua. No, non ho parole, è un sogno che si realizza. Poi ho voglia di vedere questo cambiamento realizzarsi. E penso che sarà comunque sempre una lotta, eh? Non penso che sarà nulla facile, però pensare dopo Rosatellum, dopo tutti i bastoni fra le ruote che ci hanno messo, mediatici di ogni tipo, aver portato avanti un discorso di una coerenza tale come solo noi, perché noi da sempre abbiamo detto che noi sui temi convergevamo, da sempre, lo diceva Beppe Grillo, diceva se riusciamo ad avere... se le cose sono giuste, se si dicono le cose che diciamo anche le cose dal popolo, noi le votiamo, cioè noi non abbiamo lo scopo di essere noi a prevalere come un partito. E adesso infatti abbiamo messo proprio al centro un contratto, ci hanno fatto questo Rosatellum pensando di pregarci, non abbiamo raggiunto il 40%, però siamo andati a convergere sui temi come avevamo detto dall'inizio, che avremmo cercato di convergere coi temi, di aprire dialogo sui temi e non sulle poltrone. Questo abbiamo fatto, un lavoro mastodontico da parte di Luigi, mastodontico, incredibilmente incredibile. Ce ne hanno dette tante, ma la serietà paga, sei proprio ragione, sai Pino. Allora, auguri, proprio italiano, ci aspetta una rinascita, sì. E adesso abbiamo la possibilità di realizzarla. Io ho visto tanto entusiasmo anche ai banchetti, cioè per me poi la cosa importante è veramente sempre la gente. Vedevo la gente con una tale felicità, una tale voglia di cambiare, quando parlavano del contratto sto weekend, così anche felici di poter partecipare. E è una cosa nuova, cioè secondo me anche contagiosa, tutti hanno voglia di essere protagonisti di questo cambiamento. Come fai a non desiderarlo? Sta cambiando veramente il destino, non solo del paese, stiamo facendo scuola secondo me, ma veramente, non scherzo, ma a livello molto più che italiano, perché un modello del genere verrà poi preso, studiato, verrà preso a modello e diventerà poi una pratica che imiteranno anche altri paesi, per ottenere il meglio per i cittadini. E questo è solo l'inizio, perché poi verrà raffinato, si troveranno le metodologie migliori per riuscire veramente a realizzare gli interessi dei cittadini. Aspetta, sto uscendo qualcuno, chi esce non si sa, non vedo niente come al solito. Guardate, c'è tanta gente che vuole vedere questo cambiamento. Gli italiani non ce la fanno più, i lavoratori sottopagati, le imprese con una pressione fiscale assurda, soprattutto una burocrazia che non gli aiuta per niente, sono dei santi, la sanità che lasciamo perdere, il discorso dei disabili,
finalmente avremo un ministero noi per la disabilità, l'abbiamo messo nel contratto, una cosa importantissima. Solo noi, è la prima volta nella storia, e ridare dignità agli esseri umani. E poi anche un discorso di inequità a livello di pensioni, tutto. Adesso dobbiamo cambiare veramente tutto. Un reddito di cittadinanza che faccia sollevare la testa, una riforma dei centri dell'impiego, tutto. Qua vedo tanti flash. Anche Emanuela che sta di nuovo. Vedete, si stanno aumentando qua le persone. Adesso vado un po' dagli amici, sai. Vediamo un po' che c'è. Qua un po' di giornalisti. Vado a intervistare i giornalisti, faccio il contrario. Volete dire qualcosa? Ah, esatto. Sei in diretta, sì. In attesa del nostro premio. In attesa del nostro premio. Mi volete presentare? Vai, là, inizia tu. Io sono Ilaria Fontana e sono del Lazio, insomma vengo da Frosinone. Ok. Una bellissima emozione, devo dire. Dopo tanti anni di attivismo oggi forse è proprio un'emozione, ecco, io continuo a avere i brividi, sì, da due anche ore. Io, anch'io sento un'emozione incredibile. Io invece Paola Degliana, Sardegna, Alghero. Anche emozionatissima, stiamo proprio commentando questo momento epico per il Movimento 5 Stelle. Sì. Dopo 5 anni di duro lavoro finalmente arrivano i risultati. Adesso dobbiamo veramente far vedere che siamo persone competenti, capaci, ma sono sicura che andrà tutto a gonfie vele. Grande responsabilità, però pure grande gioia. Assolutamente sì. Quindi ragazzi. Voi avete un percorso di attivismo. Assolutamente sì. Attivista. Quindi vi siete beccate tutti. Tutto. Vaffanculo. Tutto. Continuiamo. Quando facevamo i banchetti. Grilletti, cioè noi ci chiamavano di tutti i modi, sì, le persone, sì, attraversavano la strada, cambiavano strada, non ti salutavano, sì, sì, sì. Adesso però ci vogliono tutti, e nonostante questo rosatellum che hanno provato a metterci il bastone fra le ruote, abbiamo sbancato. In Sardegna abbiamo sbancato, ragazzi, su 25 parlamentari, cioè 25 tra senatori e deputati, 16. Ragazzi, non so, fate voi. C'è un attimino di minoranza, sì, dall'altra parte. Io sono l'esempio, io lo dicevo a lei, di un uninominale che era un collegio blindato per Forza Italia, tanto è vero che l'altro... eletto, diciamo, il candidato di Forza Italia non aveva neanche un posto nel plurinominale perché era talmente sicuro. E sto, vai, qua come un uninominale. No, vai, grandiosa, no, bravissima. Anch'io ti do il 5. Quindi siamo una bella forza, una bella realtà. Bravissima, che soddisfazione, eh? Che soddisfazione e che emozione. Che emozione, no, che emozione. Dai, guarda, anch'io i brividi. Sì, è veramente bellissimo. Cioè, adesso dovrei far vedere il mio orologio. Orologio distrutto. Oh, ragazzi, cioè, io sono l'orologio delle medie, mi sa che anche a me c'è un clima un po' di... Sì, qua sono più schierato. Sono sempre più... Guardate, guardate. No, non esce. Noi ormai siamo considerati nemici pubblici. Ci hanno massacrato quotidianamente. È partita anche lei. Tutti questi giorni, da tutte le parti, addirittura da oltre. Sei in doppia diretta. Siamo qua a doppia diretta. Ci sei su due monitor. Due canali, il mondo contro un progetto di governo. C'è Elena che sta facendo la doppia diretta. Abbiamo, ragazzi, la doppia diretta. Sì, non incrociate, attenzione, i flussi, ragazzi. Che sennò come i Ghostbusters poi dopo sono ancora più bello, no? Dicono oggi inizia la Terza Repubblica. Sì, ragazzi, solo quello. È proprio così. Addirittura, no. Sei un figlio di Ghostbusters. Secondo te quelle due macchine lì prenderanno? Diciamo. Dunque verrà da sto lato. Siamo nella traiezione. Sempre che non esca dall'altra parte. E ci freghi, no, non penso, dai. No, deve uscire dall'ingresso principale. Perché il programma contiene cose molto interessanti.
anche dei principi che sono stati un po' ricavati. È una diretta che si può vedere da tutte le prospettive. Se andate sul canale di Emanuela Corda vedete una prospettiva, su quello di Elena ne vedete un'altra. Ma io alla Emanuela te devi sapere, io la sua social media manager, le ho insegnato tutto, però lei ha superato il maestro, perché ormai è scioltissima. All'inizio questa si vergognava a fare le dirette, perché comunque non è facile le prime volte, anche un po' di emozione. E adesso bravissima, proprio sì, sì, ma è una giornalista. 500 persone che sì, la seguono quando appena parte con la diretta. E te credo. Aspettiamo. Ci abbiamo lavorato duramente a portarla su. Bellissimo. Come non vedo l'ora adesso di vedere che... Secondo me è meglio avvicinarci, perché poi sennò ci sarà la bolgia, non si vede niente. Sì, che lei poi potremmo anche essere dentro, però... Preferiamo sì, stare fuori come sì, tutti. Far vivere l'emozione. L'emozione, sì. Anche noi siamo emozionati. Sì, te sei emozionato. Ma un po' sì, direi sì, che è un momento storico per l'Italia, ma anche per noi è una cosa unica, ecco. Vedere chi sarà il premier. L'avresti mai detto un anno fa? No, non l'avrei ti detto. Ti arrivano i ricordi di Facebook questi giorni che ti dicono un anno fa cade. Sì, no, fa impressione, fa impressione. Neanche io. Però è bello e vuol dire che anche i cittadini possono diventare anche premier. Sì, è vero. Per meriti, per capacità, per competenze e con delle proposte concrete. Infatti ora noi siamo finalmente contenti di poter cominciare a fare cose concrete per i cittadini, per iniziare il vero lavoro dei parlamentari, che è quello di risolvere i problemi, non quello di tra l'altro in una prospettiva aspettare, veramente di azione, perché non sarà più tanto andare a fare interrogazioni, ma andare a realizzare tutte quelle cose che abbiamo già nel nostro programma. Comunque la semplificazione delle leggi, certo, non sarà facile perché comunque i problemi sono enormi. Però noi ci proviamo, noi ce la mettiamo tutta, tanto noi cerchiamo in giro i cittadini, di fare le cose concretamente dalla parte dei cittadini. Il fatto che lo stesso Premier Conte abbia detto che sarà l'avvocato degli italiani, qualcuno ha fatto storcere il naso, a me è piaciuto, perché vuol dire che non è lui lì a difendere l'establishment, lui è uno di noi che con noi combatterà le cause per l'Italia. Sì, vuole rimettere giustizia. Sì. Ridare giustizia a questo popolo che adesso sta subendo un po' di pressioni. Noi siamo fiduciosi, ce la metteremo tutta per cambiare questo paese in meglio, non a caso è il governo del cambiamento. Grande Marco, sono molto contenta che ti sia con noi, veramente tanto. Questa atmosfera così un po' notturna, un po' Roma magica, l'importanza del momento e l'aria è frizzantina, anche se inizia a fare un po' caldo, perché sì, c'è un po' di, si percepisce una certa tensione anche. Sì. Poi ogni giorno qua i giornalisti ci attaccano, iniziano a tirar fuori storie, cose, non sanno più cosa fare per riempire questi vuoti ormai di contenuti. Sono veramente... E io spero che il livello ora si alzerà un po', sia da parte del dibattito politico, perché bisogna affrontare i problemi e non stare a discutere più di tanto di cose che non hanno così grande importanza come fare le pulci a ciascuno di noi, e spero anche che si innalzi il livello del dibattito sui giornali, sui media, che ultimamente è un po' scaduto, ecco. Sì, perché qua ho visto che si sono un po' più schierati, i carabinieri, se li notate, sono... Ma tu se puoi fare la foto che faccio un'altra? Bravo, ci dividiamo i compiti. Sempre che mi duri la batteria. Dai, fatela durare. Cos'è quel taxi? Ecco. Sta uscendo lui, sta uscendo il premier, il candidato. Arriva un taxi, questo povero tassista. Aspetta. Il taxi vende,
35. Poveraccio. Involontario protagonista. Questo povero tassino davanti, se scavalco posso. Un attimo davanti, ancora avanti, ancora. Allora, mia sorella mi telefona direttamente nel momento in cui sono in diretta. Mi hai chiesto un tassi con la scorta? Il povero taxista che pensava di ricevere una chiamata qualunque, sì. E invece si ritrova il futuro premier a bordo. Ma magari no, secondo me saranno diverse persone che escono, non solo lui. E dunque c'è un taxi, delle macchine. Però lui prenderà il taxi, dai. Eh sì, boh, non lo so, non ci lanciamo in previsioni che poi. No, l'andata ha preso il taxi. Ah, allora. Guarda, che caos. Dai. Eccolo. Ecco. Siamo peggio dei giornalisti. Sì, siamo allora c'è anche lui di Propaganda Live. Zoro, sì. Ah, sì, è vero. Vabbè, direi ragazzi che, scusate, che emozione. La diretta nella diretta, vorrei vedere. La diretta, esatto. Il Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Diretti. Abbiamo ripreso un momento storico, ragazzi. Il nostro premier appena incaricato. Assolutamente. E ripeto, ci sarà tanto da lavorare e noi difenderemo con i denti il nostro assolutamente, programma, esatto, il nostro programma, assolutamente sì. Il giusto benessere finalmente ai cittadini. Assolutamente. Diciamo, alla fine siamo tutti qua. Dirette nella diretta. Sì, dai. Evviva. Diretta nella diretta. Emanuela, guarda che cioè la diretta nella diretta anche dei giornalisti. Perché noi facciamo queste cose. Ragazzi, io vi saluto da Piazza Montecitorio. Mi dà fastidio questo flash incredibile. Salutate anche i miei, così non si sentono esclusi. Ciao a tutti.